Grazie. Sono contentissimo di essere qui a Cittanova, molto, è una sensazione strana. Mio padre è nato qui, e anche mio nonno è di qui, forse qualcuno conoscerà anche mio padre qui, e c'ho anche tanti amici. L'ultima volta che sono venuto qui è stato però circa 25 anni fa, insomma è una sensazione strana stasera per me. Sono contento di essere con voi. Quindi grazie per essere venuti. Io stasera suonerò essenzialmente delle musiche che scrivo per chitarra. E questo pezzo che ho appena scritto si intitola Perché no? E adesso volevo farvi sentire un pezzo che ho scritto una quindicina d'anni fa, no, forse di più, 20 anni fa, quando ero militare ad Albenga, mi hanno fatto fare il militare. E ricordo che c'era questo sergente che era di un'antipatia mostruosa, una persona veramente orribile, però non potevo fare niente, cioè non potevo prendere la botte o cose, certo, sarebbe stato controproducente. E allora diciamo che ho riversato tutte le mie frustrazioni in questo pezzo che vi faccio sentire adesso. È un pezzo che si intitola Mediterranean Spark, che vuol dire scintilla mediterranea. Thank you.
Grazie. Ogni tanto la gente mi chiede: ma che tipo di musica è questa? Veramente non lo so. Musica per chitarra, è musica che scrivo, e a volte mi chiedono: ma l'ispirazione da dove viene? Anche quello non lo so. So poche cose in realtà io riguardo alla musica, solo che è una cosa importante per me. A volte l'ispirazione viene da, non lo so, da una persona che ho conosciuto, da un posto che ho visto. Qualche volta, come nel caso del prossimo pezzo, l'ispirazione è venuta fuori dopo che ho sentito un ritmo che è parecchio usato nel Medio Oriente. È un ritmo in sette ottavi. Praticamente, vedi. Sette ottavi, invece che quattro quarti, sette ottavi. Potete contare se volete, ma contate piano così non mi confondo. Okay. Questo è un pezzo anche che è stato ispirato anche dal deserto. Il deserto esercita un grosso fascino su di me. E il pezzo si intitola Beyond the Dunes, che vuol dire oltre le dune. Magari se chiudete gli occhi riuscite a vederlo anche voi il deserto. È una delle maniere più economiche per viaggiare. Thank you.
Grazie. Grazie. La vita è strana, eh? No, stavo pensando a tutta una cosa strana adesso. Los Angeles, collegato con Cittanova, collegata con Torino, collegata con Roma, collegata... Insomma, è tutto un collegamento, eh? Siamo tutti collegati, no? Lo so, sto dicendo delle stupidaggini, eh? Come state qui a Cittanova? Si sta bene qua? Sapete che io adesso dovrò fare una cosa illegale. Dovrò fare una cosa illegale perché devo comprarmi della soppressata e me la devo portare in America. Solo che in America non si può passare con la soppressata, perché allora me la devo mettere in mezzo ai pantaloni, nascosta. Magari se ci avete qualche suggerimento, alla fine del concerto io sarò lì a salutarvi tutti all'ingresso. Dentro la custodia della chitarra. Comunque, a proposito di coincidenze e di coincidenze nella vita, volevo raccontarvi una storia che serve da introduzione a questo prossimo pezzo. Anni fa, nel 1980, io e un mio amico, il mio amico Enzo, col quale ho suonato per molti anni, siamo stati ingaggiati per suonare su una nave da crociera in la costa che andava da Genova fino a Buenos Aires. Quindi abbiamo suonato su questa nave e mi ricordo che io suonavo la chitarra, il mio amico suonava il banjo, facevamo musica, non so se conoscete la musica bluegrass, la musica tipo tipicamente americana col banjo, una musica che gli brasiliani non hanno mai apprezzato. E infatti non siamo piaciuti per niente, e non ci hanno mai più riassunto su quella nave. Però è stato un viaggio piacevole, perché durante questo viaggio abbiamo conosciuto due ragazze brasiliane. E... vabbè, non entro in particolare qui, solo per dirvi, adesso la storia è quasi finita. Insomma, loro le abbiamo conosciute a Rio, poi sono andate con noi fino a Buenos Aires, poi sono scese a Rio. E noi abbiamo proseguito, siamo arrivati in Italia. Dopo circa così, 4 mesi dal nostro viaggio, io e il mio amico Enzo eravamo su questo treno e stavamo andando per fare un concerto a Roma. Quindi questo treno andava da Torino a Roma. E a un certo punto il mio amico parlava, lui, il suo viso guardava verso il finestrino, io guardavo lui. Ricordo che il treno ha rallentato e si è fermato in una piccola stazione tra Firenze e Roma. E lui a un certo punto ha continuato a parlare dicendo: ma sai Peppino, ti ricordi il nostro viaggio in Brasile? Sì, sì, come no. Ti ricordi quelle due ragazze? Sì, sì, come no. Allora, mentre parlava, a un certo punto è sbiancato e io non capivo perché, come mai. Smette di parlare e mi fa: guarda fuori, mi giro e una di queste due ragazze era in questa stazioncina di vicino Firenze. Allora il treno parte lentamente, abbasso il finestrino, grido, lei mi vede, mi saluta, cioè è un po' strano, no? Ma sono sicuro che queste cose capitano un po' a tutti, no? Quindi ho scritto un pezzo, ho scritto questo pezzo che si intitola Higher Connections, che vuol dire connessioni più alte, perché quando non capisco... Ci sono cose che noi non riusciamo a spiegarci razionalmente, allora quando mi capita questo scrivo musica. È la mia risposta alla... Ah. Thank you.
Grazie. Sono nato a Messina, dietro l'angolo, insomma. Ho vissuto a Torino, Roma, e poi circa 13 anni fa mi sono trasferito negli Stati Uniti. Adesso vivo a San Francisco, che è una città molto bella. Ci sono anche molti italiani lì. E viaggio in tutto il mondo per fare concerti. E mi reputo molto fortunato in questo senso. È una cosa alla quale penso spesso, alla mia chitarra, che mi segue dovunque. Allora ho scritto un pezzo per la mia chitarra, che si intitola Acoustic Spirit, che vuol dire anima acustica.
Sì, la mia parte era facile. E la sua era un po' più complicata, la sua. Insieme suonavamo, no? Io facevo i bassi e lui faceva la melodia. Fino a che dopo circa 3 o 4 mesi siamo riusciti a suonarla insieme. È stato proprio un momento bello, no? Dopo aver lavorato per 4 mesi a un pezzo, insomma, riuscire a suonarla insieme. Però un mese dopo un mio amico che era andato negli Stati Uniti è tornato. E lui aveva visto questo Chet Atkins dal vivo e ci ha detto: ma guardate che quel pezzo lì lo fa da solo. Capito? Insomma, ci si è rimasti male. Ho dovuto imparare tutto quanto da capo. E per motivi nostalgici ve lo faccio sentire, un pezzo che è stato suonato da parecchi chitarristi. È un pezzo che si intitola Windy and warm, che vuol dire ventoso e caldo. Questo sono io, eh? Adesso arriva Enzo. Andando a fuoco, ragazzi, ci ha salvato la vita.
Grazie. Che bel pubblico a Cittanova. Beh, non siete proprio pochi stasera, ce n'è un po' di gente, no? Pochi ma buoni. Vi faccio sentire ancora un pezzo prima di concludere questo primo set. È un pezzo che ho scritto tempo fa. Ero a Torino e stavo camminando per le strade di un viale di Torino e c'era un grosso cartello pubblicitario, grande come questo schermo. E su questo pannello c'era l'immagine di una giungla, delle piante tropicali, eccetera, eccetera, e sotto c'era scritto il paradiso è sulla terra. Il paradiso è sulla terra. E io penso che sia proprio così, ci credo. E ho scritto questo pezzo che si intitola Close to Heaven, che vuol dire vicino al paradiso.
Grazie. Thank you.
La suono anche a voi, sentitela ancora un istante però. Un viaggio senza sosta è questa vita, un viaggio dove nessuno sa qual è la meta e dove sta, ma basta un istante. Fantasia, cercare un prato e distraersi per un secondo, e poi il sole scalderà in un solo istante. Silenzio sulla strada, è ancora buio, paura di ritrovarsi soli, ma soli non si è mai. Basta un istante, e passo dopo passo, pianure e monti, città e villaggi di gente come noi che adesso siamo qui. Questa vita, un viaggio dove nessuno sa qual è la meta e dove sta, ma basta un istante perché noi siamo un mare grande, il vento muove, noi siamo un'onda che non si ferma, che non si infrange mai, ci basta un istante per vivere solo un istante, ma vivere per non pentirsene, vivere solo un istante, ma vivere.
Grazie. Allora, io, come vi ho detto prima, sono in parecchie parti del mondo, insomma, viaggio parecchio, e tutte le volte io faccio un gioco con il mio pubblico. Se vi va lo possiamo fare anche stasera, è una cosa semplice, veramente. Va bene? Lo facciamo? Vi va? Ok, si tratta di tenere il ritmo del pezzo, però non nella solita maniera, sbattendo le mani così, questo è facile. Lo facciamo in tre maniere diverse, teniamo il tempo. Ve le spiego molto rapidamente. Allora, la prima maniera è quella di immaginare, sai, le spazzole sul rullante. Invece di farlo con la bocca, però, perché ho paura che magari sputate. Come l'aerobica, 4 e 1. Continuate così. 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Sì, va bene. 3, 4 e... Più precisi degli svizzeri. Grazie. C'era un ragazzo lassù che stava facendo tutta una... Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she put my coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, yes I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she ups her with me until the end. And everybody asks me how I know. I smile and say she told me so. That's why I know, yeah, yes I know. Hallelujah, I just love her so. When I call her on the telephone, say, honey, that is all alone.
By the time I count from 1 to 4, I hear on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she looks at me and she holds me tight and tell me, Peppino, everything it's alright. That's why I know, I know. Yes, I know. Hallelujah, I just told her so. When I call her on the telephone, say her dad is all alone. By the time I count from 1 to 4, I hear on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she looks at me and she holds me tight and tell me, Peppino, everything it's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so, yeah. Hallelujah, I just love her so, yeah. Hallelujah, I just love her so, yeah. Hallelujah, I just love her.
Grazie.
Thank you.
Grazie. Bene. Vi voglio ringraziare tutti per essere venuti stasera. È stato un piacere suonare qui a Cittanova per voi. Grazie. 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 Perché c'è amici che sono venuti da Messina, mi fa piacere rivedervi qui. Voglio ringraziare Sandro e tutta il comune di Cittanova per avermi invitato qua e ringrazio voi per essere venuti stasera. E insomma, spero di vedervi presto. Voglio finire con un pezzo che era un pezzo che ho sentito per la prima volta quando avevo 14 anni, durante i mondiali di calcio del 1970. Questa era una musica che mettevano tra le partite di calcio. E allora, sai, avendo 14 anni, è una musica che mi è rimasta impressa. E finalmente ho fatto un arrangiamento per chitarra. È un pezzo che è stato scritto da Edu Lobo, che è un compositore brasiliano. E il pezzo si intitola Ponteio. E insomma, spero di vedervi o qui di nuovo l'anno prossimo, oppure chissà, da qualche parte nel mondo. Grazie di nuovo. Thank you.
Grazie. Grazie infinite, grazie. Grazie. Buonanotte, grazie.